Vai, vai.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fa particolarmente piacere vedere una rappresentanza così folta dei sindaci del nostro territorio. È un motivo di soddisfazione perché le istituzioni rispondono e, malgrado si sia spaventata tutta la gente, per cui stasera, anziché la consueta folla, ci siamo noi rappresentanti istituzionali e poco più, la cattedrale è decisamente ben usata. Perché il santo patrono? Donato è un punto di riferimento di tutta la nostra compagine territoriale. Evangelizzatore? Sì, certo. La sua storia comincia in mezzo a noi all'Alpe di Poti, forse attorno a quella che oggi è la piccola chiesa di San Severo. Inizia umilissimamente come colui che prega, accolto dal monaco ilariano. Epoca di grandi conflitti, di difficoltà. La santità di Donato si esprime nella sua vicinanza ai problemi della gente. Certamente la sua opera di evangelizzatore, il modo medievale di rappresentare la storia e la biografia dei personaggi santi e attribuendo loro una serie di miracoli, laddove miracolo non è una cosa strana come è percepito nella semantica del nostro tempo, è invece qualcosa che desta ammirazione. Ho voluto che i due miracoli principali di San Donato fossero iscritti nella sede episcopale della sua chiesa cattedrale. Il miracolo della cieca Siranna, il miracolo del calice infranto. La cieca Siranna è un personaggio molto contemporaneo, una donna molto ricca, che è talmente ricca, vedova e ricca, da non vedere altro che se stessa. È diventata cieca nei confronti dei problemi di Arezzo. Sarà il figlio piccoletto, in età di prima comunione diremmo noi oggi, che convince sua madre ad andare a incontrare questo personaggio significativo. Siranna prova a negarsi, il figlio insiste, salgono appunto all'Alpe di Poti e con la catechesi evangelica, presentando il Vangelo, San Donato riesce a far capire a Siranna che non c'è ricchezza maggiore dell'amore, amore per gli altri, e le cambia la vita. È una biografia che tante volte i miei predecessori hanno chiesto al Signore che si ripeta, che si riesca a far capire la necessità di interessarsi degli altri. Nella grande città, nei tanti paesi, la nostra diocesi assomma attualmente
800 nuclei abitativi che voi autorità civili avete certificato attraverso i vostri uffici d'anagrafe. Arrivare a tutti è molto difficile. Il miracolo che sta alla destra di ogni vescovo d'Arezzo sulla sede è il miracolo del calice infranto. San Donato, ormai vescovo, suscita attenzione nel mondo pagano per la capacità che ha di adunare il popolo alla preghiera. Vogliono vedere e ad arte gli spaccano il calice di vetro con cui faceva la messa. Gregorio Magno, libro primo dei dialoghi, al capo 7, numero 3, si dice questa vicenda. Come con la sua preghiera e con la carità della Chiesa, il calice rotto si rimette insieme. Il calice, amici, è ciascuno dei vostri paesi, di cui siete sindaci. Ogni comunità tende ad essere infranta dalle gelosie, dagli odi, dalle invidie, dalle tensioni, dalle polemiche sterili, dal malcostume della calunnia. Sono i mali di ogni epoca, da cui speriamo che il Signore, per intercessione di San Donato, torni a liberarci. Il gusto di distruggere gli altri e di rompere l'unità non giova a nessuno. La vera forza di tutta la nostra realtà è puntare sul bene comune. La diversità di progetti politici è una ricchezza. Il dibattito fa scoprire sempre più le necessità e il vero volto del nostro territorio. Guai se finisse il pluralismo. È però necessario avere una stragrande attenzione a essere d'esempio al popolo che si rappresenta. Ahimè, lo dico per me innanzitutto, lo propongo a tutti coloro che hanno responsabilità e dignità in questa terra, intra Tevero e Arno. Credo che sia uno dei posti più belli per vivere. La nostra provincia merita davvero una grande attenzione. Noi affidiamo al Santo Patrono, evangelizzatore di tutto il nostro territorio, la protezione, la guida, l'ispirazione di tutti noi. Soprattutto preghiamo stasera a San Donato per tutti coloro che hanno responsabilità in mezzo al nostro popolo. Ora la tradizione vuole che si offrano i ceri. Martire santo apostolo di Cristo, padre custode vigile solerte, donato il cielo cinge la corona, grata la chiesa canta le sue.
con grande zelo dissodò la terra, seme divino riversò nei solchi, con il suo sangue irrigò le zolle, fertile campo procurò al Signore. Contro di lui insorsero i nemici, lupi rapaci sopra i suoi agnelli, per divorare il figlio della donna, le fauci asperse il drago dell'inferno. Piccolo seme ultimo fra tanti, crebbe la chiesa anticipo del regno, rami frondosi d'albero possente, ricco di frutti e provvido rifugio. Il buon pastore è venuto a dar la vita, pronto per bere il calice del Cristo. A chi lo uccise presentò la testa, il cuore a Dio, il sangue ai figli suoi. A te l'onore, Padre onnipotente, a te la gloria, Figlio Redentore, a te la lode, Spirito d'amore, unica e santa Trinità indivisa.
carta calde, donna scienza galoppat. Ora, in onore dei santi del nostro territorio, non capita mai di invocarli, ora lo facciamo andando con i sindaci, innanzitutto, andando a venerare il patrono dentro l'arca. Ecco, quindi se cortesemente avete l'amabilità di venire insieme con me, mentre si invocano le litanie dei santi del nostro territorio, arriviamo. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Maria del Conforto, prega per noi. San Giovanni, prega per noi. San Marco, prega per noi. Santo Stefano, prega per noi. Santi Laurentino e Pergentino, pregate per noi. San Donato, prega per noi. Santi Anzano e Marcellino, pregate per noi. Santi Antimo e Lariano, pregate per noi. San Vincenzo, prega per noi. Sant'Emidio, prega per noi. San Nicola Picchi, prega per noi. San Satiro, prega per noi. Beato Gregorio Decimo, prega per noi. Beato Innocenzo Quinto, prega per noi. Beato Paolo Burali, prega per noi. San Romualdo, prega per noi. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Beato Guido da Cortona, prega per noi. Beato Torello da Poppi, prega per noi. Beato Ranieri Rasina, prega per noi. Beato Angelo Scarpetti, prega per noi. Beato Ubaldo dal Borgo, prega per noi. Beato Andrea dal Borgo, prega per noi. San Bernardo Tolomei, prega per noi. Beato Golino Zeferino, prega per noi. Beato Pietro Capucci, prega per noi.
Santa Margherita di Cortona, prega per noi. Beata Giustina Francucci Bezzoli, prega per noi. Santa Agnese da Montepulciano, prega per noi. Santa Teresa Margherita Redi, prega per noi. Beati Luigi Beltrame Quattrochi e Maria Corsini, pregate per noi. Nella tua misericordia, salvaci, Signore, da ogni male, salvaci, Signore, da ogni peccato, salvaci, Signore, dalla morte eterna, salvaci, Signore, per la tua incarnazione, salvaci, Signore, per la tua morte e resurrezione, salvaci, Signore, per la tua gloriosa ascensione, salvaci, Signore, per il dono dello Spirito Santo, salvaci, Signore, per la tua venuta nella gloria, salvaci, Signore. Noi peccatori ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Sostieni la nostra Chiesa con il Vescovo Riccardo, ascoltaci, Signore. Illumina i governanti, ascoltaci, Signore. Proteggi il nostro popolo, ascoltaci, Signore. Conforta i sofferenti, ascoltaci, Signore. Dona il riposo ai defunti, ascoltaci, Signore. Preghiamo. Ascolta la nostra preghiera. Cristo, esaudisci la nostra supplica. Dio, gloria dei tuoi sacerdoti, concedi che la Santa Chiesa che in Arezzo, Cortona e San Sepolcro, sostenuta dall'insegnamento e dall'intercessione del Santo Vescovo e Martire Donato, avanzi con fervore nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. 11 anni che sono qua, quasi 12, dopo questo momento di offerta dei ceri, ho avuto sempre l'uso di aprire casa mia, open house, per offrire a tutti i partecipanti a questa celebrazione un bicchiere di una bibita fresca e un gelato. Mi è stato detto di non farlo e quindi mi dispiace. Rimandiamo però alla prossima occasione felice. Buona festa a tutti.